Allora, ho livellato il più possibile, ho cercato di spendere il meno possibile per fare e appunto riprendere alcune persone e questo è quello che abbiamo ottenuto: Matador, Yamata, Take, Potestà e Mithras, di cui sono molto soddisfatto di Matador. Ha già tutti e tre gli auto possibili, ovviamente solo su di noi e non sulla squadra. L'unica sua debolezza è il fuoco, purtroppo attacco molto comune, ma se non sbaglio dovrei avere, a parte schivafuoco che la prende lui, forse ce l'ho resistifuoco. No, abbiamo schiva, ok, tanto lo impara comunque. Anche il serpentone sono molto contento, purtroppo la sua unica debolezza è il taglio, abbiamo schivataglio per carità. Non è chissà cosa, però se lo riusciamo a costruire per bene, lui non mi dispiacerebbe averlo, onesto. È una bella personcina. Potestà pure non è male. Abbiamo sopravvive oscurità e schiva oscurità. Più gli ho insegnato Dekaja, così se un nemico ha troppi bonus, via tutto. Per il momento sono contento della squadra. Boh, avremmo fatto abbastanza missioni? Allora, prima di tutto il vecchio testo. E sono 30.000 yen. Ben accetti, tra l'altro. Ci mancano due persone, eh? Sai che quasi quasi, già che ci siamo. Io sono Yatagarasu. Riesci a percepire la mia aura sacra? Se sì, sarò le ali che ti guideranno. Mi chiamo Picasa. In fondo sarà più interessante seguirti piuttosto che divorarti. Certo. Fai talmente schifo non solo nell'aspetto ma anche nelle difese che veramente. Una delle abilità vuole evolversi. Volentieri. Perfetto, vai pure. Accetta, accetta. Una diventa Maragi e l'altra Rigenerazione 2. Mi serviva giusto qualche persona per farti fare la richiesta. Ecco qua, grazie. Uovo prezioso. Possiamo uscire. Onestamente il migliore fino ad ora, Matador, assolutamente. L'importante è aver creato una persona del genere. Avrei voluto crearla, ovviamente si parla più avanti nel gioco, con l'abilità di dare a tutta quanta la squadra quei potenziamenti. Ma già così. Vuoi fermarti per stanotte? Sì. Va bene, andate a riposarvi tutti, ragazzi. E oggi è martedì, andiamo dal prof a darci la medicina. Oh, eccoti qui, ottimo tempismo, c'è una cosa che devo dirti. D'ora in poi non ti servirà più il mio permesso per andare nel Tartaro. Grazie, d'accordo? Abbiamo già dato ieri, grazie. D'ora in poi Yamagishi si occuperà di fornire supporto alla squadra. Ma a tal proposito, le ho detto di non farti andare se io o Akiko non siamo disponibili. Giusto nel caso che succeda un imprevisto, per cui tienilo a mente. Un'altra cosa, saresti libero stanotte? Non ci vorrà molto. Bene, allora ci vediamo dopo. Per cosa, senpai? Allora, maghetto e carretto e Ciro. Perfetto, sono contento. Prima di tutto, andiamo in infermeria, ci prendiamo la medicina, aumentiamo il nostro coraggio, andiamo al santuario e iniziamo a duplicare tutte le carte nuove che abbiamo ottenuto. Direi di iniziare da quelle di potenziamento. Abbiamo 21 giorni, il che vuol dire 21 carte da duplicare. Ce la facciamo, ce la facciamo. Andiamo dal poliziotto e vendiamo tutto. Uè, fra, c'ho roba da vendere. 76 mila cazzo di yen. Porca miseria. Beh, già con questi sono 4.000 yen, voglio dire, cacchio. Non lo so se mi conviene prendere l'anello per salire di livello. Sto riflettendo a lungo sulla nostra prossima destinazione. Attendi finché non avrò preso una decisione. Ok, quindi deve essere lei a chiedertelo, ma devi avere abbastanza richieste per poter farlo. Onestamente, se devo scegliere, scelgo col cuore. Ehi, piccolina. Salve Star-san, stai andando a casa? Se non ti dispiace, vorrei accompagnarti. Allora, rispetto all'altra volta, sono ancora insicuro se effettivamente sia partita o meno la romance, visto che lei ancora ci dà del san, lei ancora sostanzialmente non è al nostro stesso livello, diciamo, in questa ideologia, però, boh, chi lo sa. Allora, possiamo fermarci nell'area commerciale? Volevo fare un salto in libreria. Volentieri. Oh, ma guarda un po'. Come vuoi? Vuoi che ti compri qualcosa? Che carina che sei, mamma mia. Mi si stringe il cuore. Non dirlo troppo forte che i vecchietti sennò se la prendono male. Cos'hai visto? Che vuoi che ti faccio fare un bel prezzo dai vecchietti?
Sono contento per te. Non penso che i proprietari sappiano benissimo tutto quello che hanno qua, però... Ma adesso a 100 yen. Allora, proprio vado a cuore in queste situazioni. Proprio anche da persona normale lo farei. Domani per ringraziare i vecchietti di questa situazione vengo con loro, dai. Quindi sono belli. E quando ti affezioni a un personaggio vorresti che fossero veri. Madonna mia. Glieli compriamo noi. Li prendo prima di diplomarmi. Glieli prendiamo noi e glieli regaliamo. Quanto ci fai? Oh, Stashan! Vuoi che ti presto qualcosa? Ho 160.000 yen. Che tra l'altro, 900 e passa euro, cazzo, abbiamo quasi 1.000 euro in tasca. E 18.000 yen quanti sono? 110 euro, cavolo. Vabbè, questo è un buon comportamento. Brava. Ma con certa gente non è felicità, è avarizia. Non è che forse è successo qualcosa col padre? Il padre se n'è andato con un'altra donna? Ok. Ma poi si vede che è un adulto con una ragazza di 25-30 anni, dai. No, lui vuole stare con lei perché lei è figa e lei vuole approfittare di lui. No. Sento che Chihiro prova affetto nei miei confronti. È tutt'altra storia, Chihiro. Non paragonarti a certa robaccia, per favore. Vabbè, quello è un altro conto. Allora, col cuore, domani vado dai vecchietti, dai. Non mi importa degli altri, li stiamo ignorando da un po', effettivamente è giusto che vada anche da loro. È giusto. Allora, senpai, che hai da dirmi? Okay. Sai che se mi chiede di tornare nel Tartaro, cazzo, l'ammazzo. Sentiamo. Gruppo studio? Ah, ok, così. Aspetta però, forse neanche a farlo apposta. Oggi è il giorno in cui il frigorifero si svuotava. Magari grazie a questo evento succede qualcosa. E spero che questa cosa non mi occupi tutta la sera. Beh, è un po' tardi. Ottima idea. Beh, esatto. Due mesi. Neanche per te. Esatto. Questo non è effettivamente una notizia che non dovevi darci. Lei comunque è molto accondiscendente nei confronti di Junpei. Yukari, boh, per qualche arcano motivo non lo sopporta proprio. E non è la solita cosa alla Anne Ryuji o alla Chie Yusuke. È proprio, boh, non lo sopporta proprio. Non c'è gruppo fra di noi, onesto. Forse, vabbè, con me come centro è un conto, ma fra di loro non c'è nessun tipo di gruppo. Certo, come no.
Ahoka. Lei è proprio... Mite no otanashimi da. Dewa hajime yo. Yamagishi, tsuite kite kure. Fai strada. Hai. Yoroshiku onegaishimasu. Lei è troppo gentile comunque. Questa è la cucina. Che ora adesso è utilizzabile, visto che non ci sono più scatoloni in giro dopo 2 mesi. Esatto. Beh, io sì, però non ci potevo entrare. Esatto. Immaginavo, hai ragione. C'è anche la risiera. Grazie. Effettivamente, se la cucina fino ad ora non era utilizzabile, come facevamo? Scusami. Ho tutt'altro da fare. Oh, ok. Io cucino, ma nella vita reale. Quello è vero. Purtroppo, quello è vero, vero. Non proprio. Esatto. Come tutti quando inizi a cucinare. Si può fare, si può fare, certo. Se invitassi qualcuno potremmo usare questa cucina per prepararci qualcosa. È una variante rispetto a quella di Persona 4 in cui cucinavi per te stesso e poi mangiavi con qualcuno, mentre qua cucini già con qualcuno, inizi a fare legame. Carina anche questa come idea. Ovviamente penso che le scelte migliori riguardino personaggi femminili, visto che Junpei, per dire, qua si fa solo l'acqua calda per farsi i noodles, quindi sai che dieta c'ha lui. Ah, già a posto la cucina. Certo, il televisore, il videoregistratore e il DVD. Grazie, infatti. DVD player! Ma dai! Vabbè, chi se ne frega, i film si vedono. Davvero lo lasci qui? Un gesto molto carino. Sì, nel senso, una volta forse sì, dai. Beh, dipende dove li prendiamo i film, però. Film dell'orrore? Esatto. Adesso lo meno. Andiamo fuori che ti meno, forza. Esatto. Ti tiro una freccia nel culo. Potrei guardare un DVD con qualcuno qui. Ci fa vedere anche la sala di comando, magari. Questo è il piano degli uomini. Esatto. Ah, e io pensavo che era solo di bellezza. Ottimo. Eh beh, effettivamente pensavo che erano libri complicati per te, io. Tu che leggi un libro? Mi sa più i manga. Esatto. Allora, posso fare già la mia classifica? Se devo dare una preferenza fra le tre ragazze, ti dico Fuka, la senpai e Yukari. Questi comportamenti, per quanto l'aspetto carino e comunque una debolezza degna di nota, non mi fanno impazzire. Credo che qui potrei concentrarmi a leggere qualcosa.
Quello è vero. Magari riusciamo a leggere qualcosa che ci aumenta il sapere. Aspetta, magari adesso possiamo comprare i libri dai vecchietti. Vai tranquilla. Andiamo. E qua ci sono le piante che sono io a occuparmene. No, aspetta. Se per piccolo orto intendi quello, l'ha già fatto. Se vuole aumentare, guarda, mi fa solo che contento. Anche perché avere anche solo due tipi di piante diverse, guarda che non sarebbe male, Sì, e me ne sto occupando io. Dio mio. Mi immagino già il tipo di persona. Esatto, guarda che meraviglia. Lo so. Grazie. Esperienza. Certo. Bene, ora comandi tu. Mi farebbe comodo un po' d'aiuto. Ma devo leggere i manga. Se mi dai una mano e mi dimezzi il tempo, guarda che non mi fa schifo, eh. Esatto. Non sembra convinta, eh. Quello è vero. E se qualcuno mi dà una mano è anche meglio. Oh, finalmente, grazie, qualcuno che ci dà una mano. Se qualcuno mi aiutasse con l'orto potrei ottenere risultati migliori. Sì, grazie Kirijo. Che cacchio. Anche perché fino ad ora la sera avevamo veramente scelte molto poche e niente di eccezionale. Tutto chiaro. Grazie di averci fatto fare questo giro. Speriamo. Ah, questa è una buona notizia. È vero, quello è vero. Sai che... esatto. Ma Kiko dov'è tra l'altro in tutto questo? Sarà ad allenarsi di sicuro. Se non c'è niente da fare, ti dirò, potrebbe essere una bella scelta sfruttarla questa serata. Sembra il mio ordine, il programma sia arrivato, vediamo cosa c'è nella scatola. L'orologio firmato è la mega proteina. Ora che ci penso, quello che ho piantato sul terreno dovrebbe essere pronto. Andiamo a controllare. Oh, fermi un attimo. Cos'è questa faccina? Cos'è che sono queste faccine, eh? Iniziamo giri di serate confident con la gente, eh? Andiamo sul tetto intanto e ci prendiamo le patate. Nella speranza che mi diano SP. No, Tarukaja. Va bene, a questo punto andiamo col pomodoro. Meglio che nulla, per carità, però. Anche io ci ho sperato troppo, effettivamente. Andiamo a sfruttare un attimo il frigorifero. Ora che ci penso, ho il tagliacchi tiepido. Dovrei metterlo nel frigo? Vai, ho messo l'oggetto nel frigo. Dovrei tornare a prenderlo domani o più tardi. La cucina sembra pronta all'uso, ma pare che non ne abbia approfittato nessuno. Ok, quindi non posso usarla ancora, allora. Cioè, forse non posso usarla da solo. Hai un po' di tempo libero adesso? Ora che la cucina è stata pulita, pensavo di utilizzarla finalmente. I dirigenti dell'azienda mi hanno donato delle foglie di tè pregiate. Se avete di offrirti in una tazza. Ok, di notte è un po' di tempo da passare con i membri del gruppo. Così facendo potresti assistere a rivelazioni interessanti. A volte queste scoperte potrebbero tornarti utili in combattimento. Non avere paura di passare il tempo con i tuoi compagni. Mitsuru ha chiesto di prendere il tè insieme. Dovrei passare il tempo con lei? Magari dopo, dai. Vediamo che cosa mi offrono le altre prima. Allora, tu immagino che vorrai vedere un film. Ehi, Star-kun, una delle ragazze della mia classe mi ha prestato il DVD della serie che stava guardando. Stavo pensando di guardarmela in camera, ma potrebbe essere meglio qui, visto che la TV è più grande. Potrebbe aumentare il mio fascino. Ok. Che c'è, Star-kun? Volevi vederlo con me? Magari dopo. Capito, se cambi idea dimmelo. Yukari ci aumenta una statistica. Tu invece?
Posso aiutarti? Che fai? No. Star-kun, va bene se ti aiuto a occuparti dei vasi sul tetto? È da un po' di tempo che mi interessa fare giardinaggio. Posso venire con te se non ti dispiace? Anche se puoi occuparti dell'orto in autonomia, facendolo con gli amici otterrai un raccolto più ricco. Meglio che non l'abbiamo sprecato con le patate, allora. Gli ortaggi cresciuti con l'aiuto di altri avranno degli effetti diversi in base alla persona con cui li hai coltivati. Interessante questo. La qualità dei frutti potrebbe migliorare se ci occupassimo dei vasi sul tetto insieme. Ok, forse le patate sarebbero uscite meglio a questo punto. Magari la prossima volta, tanto mancano 10 giorni. Ti ringrazio. E beh, a parte il club escapade, che possiamo farlo aspettare un attimo, proverei a fare una serata con Yukari magari. Con Yukari aumenteremo il fascino, con lei magari avremo una rivelazione diversa. Però se non mi serve a nulla, cambiamo con Yukari. Beviamoci sto tè, fra. Magnifico, inizierò a preparare. Volentieri. Ma che carina. Vita in dormitorio. Hai passato una serata al dormitorio con un compagno di squadra. Ma che carino questo vestito. No, i capelli così gli stanno benissimo, mamma mia. Prendi qualcosa da mangiare, che so, biscotti? Ma sto bene, tranquilla. Lo so. No, non ho avuto problemi. È stato facile. Esperienza per Garessa, ovvio. Lo so, è esperienza. Grazie, la tua è ancora piena. Io e Mitsuru abbiamo bevuto un tè insieme. Ma mi sa che non mi dà nulla di che. Tutto qui? Oh, wow. Volentieri. Wow, grazie. Che bell'uso della nostra serata. Lei non è stata una grande serata. Il tè non era granché, effettivamente. Proviamo con Yukari. Aumentiamo il nostro fascino, vai. Che tanto Tanaka ne sarebbe contento. Allora cominciamo. A lei così normale. Ok. E tu hai paura, immagino. Sembra vincente. No, c'è che novità. Brava ragazza, non aver paura, ci sono io qui con te. E lì col coltello. すっごい先が気になる終わり方。ホラーっていうかゾンビものだったけど。あ、ベロ、easy。普通の人なのに逆境でもまっすぐで。私好きだな。あなたのおかげで話に集中できたかも。続き借りたらまた誘うね。 Volentieri. Osservando il personaggio principale ho aumentato il mio fascino di adulto. Buonanotte. Ciao ciao. Le serate così, sai che... Va bene, dai. Per questo giro la lascio passare. Però se non mi danno qualcosa di concreto... Sento la gente che parla. Hai sentito? Sembra che ci sia un posto libero nel club d'arte. Davvero? Qualcuno ha cambiato scuola? Ma sembra interessante. Mi ha stufato tornare subito a casa. Forse è ora di entrare in un club. Diamo un'occhiata dopo la scuola, allora. Sembra che ci sia un posto libero nel club d'arte. Forse dovrei sapere di più andando al club d'arte. La prima campanella è suonata. Oh, che bello. Bene, cominciamo. Palasaron Azinomas. Tutti devono pur iniziare da qualche parte. Roma non fu costruita in un giorno. Lo stesso vale per la magia. È importante conoscerne la storia. Oggi vi insegnerò le origini della magia. Moltissimo tempo fa, all'alba della civiltà, l'uomo creò delle religioni primitive. In questa categoria rientrarono animismo, totemismo e sciamanismo. Le avete studiate le storie, no? L'ultima, lo sciamanesimo, è importante per le origini della magia. Gli sciamani entravano in uno stato di trance e agivano da intermediari tra i mondi, ma quando gli umani hanno nelle mani poteri
di divinità e spiriti, allora possiamo parlare di magia. In seguito, questa magia tradizionale sciamanica venne adottata dalle streghe. Prendete la comune strega europea, per esempio. La gente oggi crede che le streghe trassero poteri dai patti col diavolo, ma quella è solo propaganda cristiana. Le antesignane delle streghe era per lo più ancelle al servizio degli dèi. Era pregando queste divinità che ottenevano i loro poteri. Impararono a controllare la magia senza perdere conoscenza durante gli stati di trance. Inizialmente fu così che risvegliarono il loro potenziale arcano. L'Europa in origine era piena di religioni che adoravano una miriade di divinità diverse. Il termine che le racchiudeva tutte era il paganesimo. Una curiosità interessante è che le festività di Natale e Halloween hanno origini pagane. Mi state ancora seguendo? Non andate in trance? Ecco una domandina per vedere se eravate attenti. Se sbagliate, ne vedrete delle belle nell'aldilà. Palla Sarona Zinomas. Vediamo chi scegliere. Star, tocca a te. Quale pratica religiosa primitiva diede origine alla magia? Lo sciamanesimo. Stavo ascoltando, sfortunatamente. Molto bene. Nella tua prossima vita rinascerai di nuovo come un umano. Quindi il paganesimo e il cristianesimo sono più interconnessi di quanto possa pensare. Man mano che l'impero romano cresceva, la popolazione dei cristiani dell'impero faceva altrettanto. All'inizio ogni religione poteva praticare il proprio culto senza problemi, ma con l'avanzare degli anni dovevano iniziare ad avere un'unica religione, un unico credo e un'unica parlata. Io non so un cazzo di storia, ma guarda quanto vi insegno. È proprio vero, chi non sa insegna. Oggi le lezioni sono finite, sembra che il club d'arte stia cercando nuovi membri. Potrei scoprire di più andando nell'aura del club. Il problema è che molto probabilmente al 90% è un nuovo confidante. E onestamente ora come ora, bookwork è aperto, questione di lavoro che fai? Allora, piccola, lo so che ti avevo promesso di uscire, però avevo promesso anche ai vecchi di andare con loro, quindi eccolo qua, il club d'arte, e guarda un po' il caso, è un nuovo confidant, pensa un po'. Quindi abbiamo Bebe, il club dell'arte, il tizio che mangia il panino, altri confidant nuovi, boh, il tizio col pigiama a righe forse, però boh, quello non si vede mai. Dobbiamo anche recuperare con la recuperare, tra virgolette, con la bambina. Dobbiamo avanzare anche con lei, ma quello in un momento in cui non avremo niente da fare. Tanto, guarda che non manca molto agli esami di luglio, Il libro, la bambina, tutti questi confidant secondari, abbiamo tempo. Sai quella è una cosa bella di Yusuke? Quando gli copia una carta, poi può duplicarla quante volte vuole. Ovviamente qua è un santuario, ovvio che gli serve qualcosa per poterla duplicare. Yusuke invece è un artista, può replicarla quando vuole. È un piccolo dettaglio. Un piccolo dettaglio molto buono. Sento che presto mi avvicinerò a loro. Andiamo. È da un po' che non venivamo, effettivamente, hai ragione. Spero che non si sia offeso per tutto il tempo che è passato. Ehi là? Sono venuto l'altra volta, tra l'altro. Ehi, tutto a posto? Che sono quelle facce cupe? Hanno tirato giù l'albero, vero? Signora, mi racconti, non si preoccupi. Quali sono le motivazioni? Beh, oddio. Sì, però capisco effettivamente quello che dice, però è un albero, signora. Capisco il livello affettivo, su quello non si discute. Non litigate, per favore. Ditemi tutto con calma. Sì, l'avevo immaginato, signora, ma fra le due risposte era la più normale, quella che dovevo dare. Non è un problema, signora, però mi racconti con calma. Ma la motivazione? Non vi ho visti, quando siete venuti? Immagino, però su quella vita, dai, sì, è morto un figlio, ce ne fa un altro, certo, che bella risposta del cazzo. Dai, sono sicuro che andrà tutto bene. Ore, mitimi, Basa. Ma non so com'è casa vostra, ma se avete un giardino, perché non ve lo fate portare? So che potrebbe essere un costo, però se ci tenete così tanto. Certo. Lo so, signora, c'ha ragione, però. Percepisco la gratitudine della coppia di anziani. Sento che il nostro legame si sta rafforzando. È un confidant molto semplice. Storia carina, ma niente di esagerato.
Signore, voyeurismo? Ancora, che mi ha regalato? Maruki, cosa mi hai regalato? Il pane fritto. Ecco. Ho salutato la coppia di anziani e sono tornato al dormitorio. Se avessi potuto, avrei comprato i manga per Chihiro. Ehi, bentornato. Ecco appunto. Per il momento abbiamo fatto progressi, ma non possiamo ancora abbassare la guardia. Anche se manca ancora un po' alla prossima luna piena, pure i nemici stanno diventando più forti. Fammi sapere se vai nel Tartaro. Dopotutto, quando ci si allena bisogna sempre spingersi al limite. Ho già fatto, non ti preoccupare. Ora che ci pensi, Taiyaki che ho messo in frigo dovrebbe essere freddi. Forse dovrei andare a prenderlo, certo. Junpei ha detto che giochi a un gioco online. È vero, Star-kun? Sì, con un'altra ragazza. Quindi puoi giocare con gente da tutto il mondo. È fantastico. Internet riesce a collegare persone di tutti i tipi. Forse dovrei provare anche io. Certo, hai un bel computerino. Ehi, un'uscita con Akiko. Vabbè che immagino cosa andremo a fare, I Taiyaki che ho messo in frigo sono spariti. Al suo posto c'è un messaggio, sembra del presidente. Caro Star, mi scuso per aver mangiato i tuoi Taiyaki. L'avevo comprato anche io, ma avevo dimenticato di averlo messo da un'altra parte. Mi assicurerò di ricomprartelo. Nel frattempo accetta questo con le mie scuse. PS, nel ricomprare questi pesciolini spero che siano identici. Ah, uovo prezioso, minchia. Che tra l'altro era lo stesso oggetto che ci avrebbe regalato anche Elizabeth. Ripristina del tutto gli SP di un alleato. Dio mio, alla faccia del premio. Porca miseria. Comunque non mi sembra ci sia nulla di interessante stasera, vediamo. Fermi un attimo, ma io ho fatto la lettura ma Elizabeth non mi ha detto nulla. Scusa un attimo. Oppure l'ho già fatta e non me lo ricordo. Forse dovevo accettarla. Cacchio, le dovevo accettare. Ma io ho dato per scontato questa cosa. Anche perché tutte le altre missioni me le ha sempre accettate così. Cioè, oh, che cacchio. Forse dovresti chiedere a una tua cara amica che è esperta di questa materia. Una spada triangolare. Oh, porca miseria. Maledetta. Va bene, la prossima volta che entreremo nel Tartaro. Maledizione a te, Elizabeth. Tu che cos'hai invece? Comunque è appena arrivato un paio di occhiali firmati. Non sono solo alla moda, vanno anche bene con uno stile più femminile. Beh, se puoi permetterli sono 150.000 yen, ovvio. Però se mi procuri una quarzite nera potrei magari modificare il prezzo. Vedi, è un articolo da collezione estremamente raro. Comunque decidi tu cosa vuoi fare in cambio di questi occhiali. Eh? Non è mica una quarzite nera per caso, vero? Se volessi separartene, ti venderei questi occhiali a 10.000 yen, che ne dici? Prendi pure. Grazie mille. Perché non prendi questi occhiali a prezzo scontato allora? Dai pure un'occhiata in giro. Sto cacchio di anello lo voglio comunque. Non so se prenderlo adesso, ma lo prenderò. Dovrei comprare questi occhiali. Sembrano oggetto di missione, quindi sì. Grazie. Occhiali firmati. Ah, Elisabetta. Spero che fossero questi quello che volevi. Esatto. Ecco a te i tuoi occhiali. Hai completato una richiesta, un attimo solo. Anche se questi occhiali hanno un disegno semplice, hanno un che di sofisticato. Ammetto che mi piacciono molto. Ora proviamoli. Me lo fai vedere, ti prego. Quanto mi ritorna in mente Persona 4 con questa cosa. Ammira la nuova me, yay! Chiedo perdono, questi occhiali mi stanno così bene che mi sono lasciata un po' andare. Mi sono sentita più allegra del solito indossandoli. Gli occhiali sono davvero un gioiello che completa lo stile di una persona. Sento il desiderio di indossarli sempre. Grazie per avermene portato un paio, tienili per favore, stai benissimo. Ecco la tua ricompensa. Incenso del potere per 5, ottimo. Ora che ci penso, Elizabeth mi ha chiesto di procurarmi un oggetto in particolare. Cerchi una spada triangolare. Dovrebbe essere un indovinello. Non capisco cosa intendi. Un oggetto triangolare usato nei duelli. Per caso parli di una spada da scherma? Non è esattamente una spada triangolare, ma la sezione trasversale ricorda effettivamente un triangolo. Lascia che vada a prenderti la mia. Una spada da scherma. Ecco qui, hai intenzione di iniziare a tirare di scherma? Nel caso posso darti qualche lezione quando ho tempo libero. Non sarebbe male, eh? E torniamo da lei. Che palle aver sprecato un giro di rarità per nulla. Perché oggettivamente l'abbiamo fatto. Peccato che il gioco, se lo sia dimenticato. Ecco a te la spada triangolare. Bingo, esattamente quanto ti ho chiesto. Una spada da scherma. Come dicevo, un tempo una spada veniva usata per combattere nei tempi antichi. Gli schermidori si vestivano di bianco per far risaltare il sangue dei colpi andati a segno. E ora una domanda speciale per te. Sai perché ho vestiti blu? Perché ti si addice.
Chiederò al padrone la vera risposta. Ecco la tua ricompensa. Sneaker eleganti. Portami una proteina per dilettanti. Mi chiedo a chi dovrei chiederle le proteine. Ma non una qualsiasi proteina. Vorrei qualcosa che anche i dilettanti possano consumare. Ti dispiacerebbe cercare qualcosa del genere? Sempre che esista, ovviamente. Beh, aspetta, ora che abbiamo effettivamente però accettato anche la missione del farmaco, magari adesso in farmacia appare. Non lo so, effettivamente io ho dato per scontato. Ho dato per scontato che funzionasse, che basta che lei ce l'aveva, non è che dovesse accedere sempre. Akiko, mi serve un favore, mi servono delle proteine. Oh, ehi, Star, mi servono delle proteine. Iniziare il culturismo, eh? Sono fiero di te, posso darti qualcosa di adatto ai principianti? Volentieri. Mi dà un barattolo grosso così di proteine. Tieni, queste non le uso più da 10 anni. Ecco, si chiamano proteine amatori. È formulata appositamente per quelli come te. Grazie. Per i bimbi speciali come me, allora. Elisabetta? Maledetta strega vestita di blu? Deve essere la marca di proteine progettata per gli atleti dilettanti. Proteina per dilettanti. Come fa a essere sia per dilettanti che per pro? Allora il nome proteina non ha nulla a che fare con i professionisti, capisco. Grazie mille, sicuramente vale molto. Riprendila pure. Ecco la tua ricompensa. Mazza spinata, sembra un bello spadone. Oh, finalmente. Speriamo che ora vada bene per le uscite. Ovviamente ora non possiamo. Junpei, ho roba nuova per te. Mazza spinata, 120-85. Paura alta, boia. Volentieri. 85 non è bassa come precisione. Non è il massimo, ma potrei andare ad aumentare ancora il mio fascino e il mio coraggio. Un nichelino alla volta. Ottieni 50.000 yen dai lavori part time. Ok, cazzo, ma quanto abbiamo lavorato? 50.000 yen in 2 mesi, aspetta. La povertà. In 2 mesi abbiamo guadagnato 300 euro. Porca miseria, lo sfruttamento, ma vero questo, altro che. Però con 4.000 yen ci compro praticamente un vestito e un'arma, quindi è un do des. Chi è? Ah, Elisabetta, ciao. Vuoi uscire con me? Discutere, ha detto non uscire però. Ok, d'accordo. Dopo vengo allora. Elizabeth vuole dirmi qualcosa. Che sarà mai di così importante? Se tu mi fai una domanda del genere ho anche la paura che in realtà sia una cazzata, sai? Dovrei andare alla stanza di velluto dopo la scuola. Se me lo dici già così ho quasi il terrore di capire cosa sia. Sento la gente che parla. Ieri il gruppo Kirijo era sul notiziario, qualcosa sulla loro vera natura. Kirijo? Oh, la presidente del consiglio studentesco. Ho sentito che hanno le mani in pasta ovunque, anche la scuola appartiene al gruppo Kirijo, no? Mi chiedo perché un'azienda così grande abbia deciso di costruire una scuola. Per il futuro dei ragazzi. Ok, andremo direttamente alla stanza di velluto o ci posso andare io? Esatto, dovrei andare alla stanza di velluto. Andati in automatico. Ciao Elisabetta. Ti chiedo scusa per averti convocato così. C'è una questione urgente che richiede la tua attenzione. Ma dentro o fuori? Sembra esserci una presenza umana nel tartaro tra i piani 48 e 53. Ok, questa sì che è una notizia importante. Sembra che si tratti di qualcuno senza il potenziale, ma ha sentito le voci delle ombre. Ok. E non ha subito quindi neanche l'alterazione della sua psiche. Se l'abbandonerai, si unirà ai perduti del tuo mondo e rischierà la morte. Chiunque sia, devi trovarla e portarla in salvo. Ma ho del tempo per farlo o devo farlo il prima possibile? A causa dell'influenza delle ombre, a volte i civili si smarriranno nel tartaro, diventando persone scomparse. Le persone scomparse sono da qualche parte del tartaro e devono essere salvate entro il tempo limite. Ok. Quando qualcuno sparisce, vengono pubblicati tutti i dettagli sulla bacheca davanti alla stazione di polizia. Tieni gli occhi aperti. Infatti mi chiedevo a cosa servisse la bacheca, sai? Ayano Yoshimoto. Scadenza 6-7. Quindi è scomparsa ieri. Sono 18 giorni, il che vuol dire che lo devi fare prima della scadenza della luna. Io aspetterei. Non ti dico proprio verso la fine, ma aspetterei per vedere se in questi giorni ne appaiono altri. Spero di non disturbarti, avrei bisogno di un favore. Possiamo vederci al solito posto? Volentieri, però. Prima però andiamo da Raflesia, vediamo che cosa hanno di nuovo. Se hanno delle nuove piante, volentieri. Germoglio di Amrola. Io mi sento mega in colpa al momento, perché lo so che è un gioco, ragazzi, però cazzo. Io volevo andare con Yuko, però sto andando con Chihiro un sacco e onestamente ero puntato totalmente su di lei. Mi sentirei in colpa adesso a scegliere la ragazza più piccola.
Te ne stai andando? Volevo andare di nuovo in libreria. Lo so che potrebbe essere inutile, però... Andiamo pure, tanto i vecchietti sono sempre contenti di vedermi. Andiamo? Grazie mille. A dire il vero, avevo paura di andarci da sola, ma con te, anche se qualcuno l'ha comprato... No, devo essere ottimista. Ok, andiamo, Star Sun. Andiamo. Andiamo. Hai trovato dei soldi? Hai aperto un OnlyFans? Matteo! Chi è? Ushimi! Ego no tsuika gyozai no kane? Orera no kurasu da kanata datte yo? No, dai, non posso credere che lei abbia rubato soldi. No, no, no. No, no. Sakki shokuin shitsu de sa, shitsumon zume kuratchatte. あの金なら竹之塚先生が職員室にいらしたときに渡しておいたけど集金したお金の管理って伏見さんが頼まれてたじゃん。それって最後にお金見たの伏見さんってことだよね。だからでも先生は窓って言ってんぞ。伏見がやらかしてんじゃねえの。 È sicuramente un malinteso, ma di sicuro. Ma di sicuro è un malinteso, dai, non ci credo che sta quasi vada a rubare i soldi della classe per prendersi manga, dai. No, lo sta dicendo seriamente, non può mentire, non così almeno. Ma sì, ma di sicuro è per farti dubitare di lei, eh. Esatto. Ma io su quello le credo, ma oggettivamente chi cazzo sarebbe, cioè nella realtà, chi sarebbe contento? Brava, hai rubato i soldi, sono molto contento di te, però risolvi la questione. Cioè, non esiste, se tu hai rubato i soldi di sicuro ti menavano veramente, ti torchiavano fino alla fine. Dobbiamo fare qualcosa allora, cerchiamo di risolvere la situazione. Ho capito, però... quella è una bella domanda, effettivamente. Però se dovessi scoprire che mi sta mentendo, ci rimarrei male io, eh. È una questione personale, cioè... Cosa dovresti fare? Andiamo assieme. Chihiro è sul punto di piangere, devo fare qualcosa. Sento che Chihiro fa affidamento su di me. Anche a livello d'amicizia credo che dovrei aiutarla. Cioè, che sia una romance o meno, ovviamente in una situazione del genere, una ragazzina del genere la devi aiutare. No, ti aiuterò, vedrai. Ti aiuterò, tranquilla. Vabbè, vai tranquilla, dai. Ho camminato con Chihiro finché non abbiamo preso strade diverse. Ok, se c'è ancora possibilità andrei ancora con lei. Voglio vedere come sta avanzando. Ok, meno male che ne avevo comprati due, però non può entrarci. C'è un avviso nel frigo. Il 36, potrebbe esserci spazio. Ok, ma io i libri li posso leggere per i fatti miei? Li posso leggere solo se qualcuno sta leggendo, quindi gli fai compagnia e basta. Ad esempio, sai che non siamo mai andati al karaoke in tutto ciò? Beh, per quanto non mi dispiacerebbe uscire con Fuka, devo andare avanti. Ancora, ne voglio ancora. Mutatsu sta bevendo da solo. Senti di potermi avvicinare, volentieri. Passiamo il tempo con lui. Cosa? Ancora tu?
遠目で見て似てるやついるなって思ったらやっぱりおめえだったのか。せ、ミスターシンパティコ。もう3度までだぜ。だ。今日こそは店のやつにチクってたな。まあこの世に仏なんていねえし、いいぜつって座りなよ。Vabbè, se non ci crede neanche lui, voglio dire. Ma va? Vabbè, effettivamente ci sta. L'atteggiamento non me l'avrebbe dovuto consigliare questa cosa. Non posso dire di no, però lui effettivamente è incazzato e ci direbbe: e allora che cazzo ci fai qua? Facciamo finta di niente per fargli capire che comunque giriamo perché sto bene con lui? Oddio, effettivamente ci ho pensato, Effettivamente. È sicuramente un'idea un po' cattiva la sua, però non ha torto. Non ha del tutto torto, effettivamente. È vero. Dipende. Vuoi andare a ballare con loro? Vado, le pago, porca miseria. Percepisco uno strano senso di fiducia da parte di Mutatsu. Sento che comprende Mutatsu un po' di più. Lo sapevo che il suo confidente era un... è un cazzone. Sono testardo. Ho saltato Mutatsu e sono tornato al dormitorio. Buongiorno, Star-kun. Oggi è una splendida giornata, vero? Come ti senti oggi? Perché questa formalità? Siamo amici, no? Anche rispetto a quello che ha detto Mutatsu ieri. Scusami se sono così strana. Non ho mai avuto modo di parlare con qualcuno mentre vado a scuola, per cui mi sento nervosa. Ma mi sto abituando alla vita al dormitorio, credo. Inoltre sono felice che lì possiamo fare un sacco di cose. Vorrei tanto provare a prendermi cura delle piante sul tetto, quando ho tempo. Effettivamente, sì, dai. Una sera che me lo chiede, magari passiamo il tempo con lei. Vi darò attenzione a tutti e due, prima o poi. Allenamenti, io e questioni di lavoro. Direi che... sceglierei lui. Ehi, Fra, com'è andata con la prof? Non so. Ehi, vuoi sapere il segreto per una relazione felice con chi ti piace? Di solito si esce, si parla e ci si conosce meglio, giusto? Ma devi fare attenzione a quello che dici. Basta un errore per mandare tutto in fumo. E quando accade, è finita. Basta. Di solito non va così male, ma non si sa mai. Se lei dovesse andarsene, che fare? A quel punto non rimane che mettersi in ginocchio e chiedere perdono, anche se ci vogliono giorni. Io non devo preoccuparmene però, nessuno conosce Emery meglio di me. A proposito, stai uscendo, vero? Cazzo, la chiama anche per nome, ma sta andando davvero bene fra loro due? Ho uno strano dubbio su questa storia. Ho il presentimento che sia un cazzone, della serie che dice solo puttanate. Emery te... ah, Kanon sensei, ne? Emery te... danshi ni chou ninki aru nda yo ne. Demo ma, ore ga tocciatta tte iu ka, ura de dashi nuiciatta tte iu ka. Perché più lo ascolto più penso che lui stia mentendo. Emery te, classe no seito ni wa sa, seiseki no koto toka kibishii rashii nda wa. Demo ie ja kawaii toko atte sa, mata sono gap ga. Ah, nantsu ka kore, unmei da yo na. Hikare yau binan bicho tte iu ka. Ok. Dallo! Maji drama mitei da yo na. Te ka sa, omae wa dou nan da yo? Are kara Takeba-san to wa umaku yatten no? Ore bakkari shiyawase tte no mo ki ga hikeru kara sa. Omae no shiyawase negatchau ne, ore. Mi sto occupando di Chihiro e di Yuko. Ore to Emily no koto naisho da se.
ma va? Davvero? A me sembra un cazzaro lui. Nulla mi toglie dalla testa che stia mentendo, ma proprio anche male. Proprio male. Ancora sto programma. Non penso che Tomochika smetterà più di parlare. Ho chiuso la conversazione in un buon momento e sono tornato a casa. Neanche lui lo sopporta, ma per davvero. Scusami, devo fare un salto al negozio. Ok, me lo stai dicendo perché vuoi che venga con te? Ehi, che ci fai qua tra l'altro? Non dirmi che vuoi cucinare. Ho comprato fin troppi ingredienti, avrò un sacco di avanzi. Sembra che Yukari voglia cucinare per lei, dovrei passare la serata con lei? Gli daresti una mano, magari dopo. Eccolo qua Junpei, infatti. Sai che uso spade a due mani, no? Prima o poi le troverò. La spada leggendaria. Trovane una anche per me allora. Certo, speriamo di trovarne una a testa. Beh, se è come Persona 4 che la spada leggendaria ce l'aveva il Reaper, magari più avanti le otterremo due. Ehi là, come va? Ah, sempre il solito. Mutatsu sta bevendo da solo. Sento di potermi avvicinare. Perfetto, passiamo la serata con lui. Che strano ragazzo. È passato un giorno, non è che... Senche perché sembrerebbe strano, eh? Sono sempre i soliti. Dovevi vedere i miei allora. I miei arrivavano fino a qua. Certo. Magari mi starebbero benissimo. Certo. Ti sto secondando tantissimo, però mi piaci. Non sprechi soldi su balsamo e shampoo, certo. Tra qualche anno ci penso. C'ho un po' pensato, effettivamente, però se lo dici tu non è offensivo. Beh, se sarò come te, avrò un bel disegno. Purtroppo non avremo un giorno futuro e non mi guarderò allo specchio. Però sentirselo dire... Ok. Questa cosa me l'hai già detta. Beh, certo. Però se li tieni curati non cadono. Nelle dure parole di Mutatsu ho percepito la sua gentilezza. Sento di comprendere Mutatsu un po' meglio. Guarda, preferisco così, lo stile emo. Va bene così, sono gli anni in cui siamo, va benissimo. No, ma va. Io mi stavo divertendo per davvero. Ho salutato Mutatsu e sono tornato al dormitorio. Sabato. Ah, il 2009. La Tectonic, il Jumpstyle, l'emo. Mamma mia, i truzzi, i tamarri. Sento la gente che parla. A proposito, conosci Mitsuru Kirijo, la presidente del consiglio studentesco? Ho sentito che andrà a studiare all'estero dopo il liceo, probabilmente per prepararsi a guidare il gruppo Kirijo in futuro. Wow, pazzesco. È come se vivessi in un altro mondo rispetto a noi plebei. Vero, però vive nel dormitorio, giusto? Perché mai una ragazza ricca dovrebbe vivere in quella topaia? Magari l'hanno costretta ai genitori per capire come vive la gente comune o qualcosa del genere? No, perché lavora. Per quello. E voi non dovreste solo ringraziare se sapeste.